qui che ha messo il tetto. Beh, allora faccio una premessa. Quando l'hai messo su? Allora, questo forno è stato fatto partire ieri alle 4 più o meno di pomeriggio. Consiste. Eravamo presenti. Consiste in una fossa. Dunque dovevo andare a fondo 50 cm come minimo, non sono riuscito ad andare più a fondo perché in questo parco abbiamo 30 cm di terra e poi un fondo ghiaioso, tutta terra di ricordo. Quindi mi sono fermato a 30 cm. Una volta fatta la buca si provvede a fare il fuoco dentro, fuoco bello consistente. E nel frattempo si mette a scaldare la ceramica tutta quanta attorno alla fossa. È la fase di pre-riscaldamento, serve a fare in modo che la ceramica essiccata al sole già da un mese, una volta messa nel forno, non scoppi. Quando il fuoco va giù, resta il letto di braci, si prende la ceramica dal contorno della fossa e si posiziona sopra le braci ancora calde. Subito dopo si ricopre con legna fina, legna grossa, una copertura di rami con foglie, paglia, la terra che è stata scavata e più poi una copertura di fango, quindi si fa una fossa a parte con l'acqua e la terra. Si richiude e si lascia cucinare. In condizioni ottimali una fornace del genere deve cucinare 24-25 ore e arriva al culmine della temperatura interna anche a 750-800 gradi centigradi. Se non che abbiamo avuto un piccolo problema questa notte sapete tutti che è venuto giù Giove Pluvio, ci ha dato tanto di quell'acqua che se era vino la prendevamo con le mastelle. E purtroppo stamattina la fornace era spenta, cioè nel senso l'abbiamo provata senza fumo. Questa parte di copertura è franata perché troppa acqua è andata all'interno, è passata per la bocca di tiraggio e la bocca di uscita, il camino, quindi sotto ci dovrebbero essere circa sui 35 pezzi di ceramica. Di sicuro ne troveremo di rotti, di sicuro ne troveremo di non cucinati, speriamo di trovarne qualcuno di cucinato, perché purtroppo questa è stata la sfortuna, insomma. Però se pensiamo che anche nel terzo secolo avanti Cristo pioveva, capiamo che adesso noi la facciamo così per dimostrazione, però una volta le ceramiche che andavano dentro qui servivano per mangiare, per bere, quindi se trovavano brutto tempo dovevano rifare tutto il lavoro da capo. Adesso proviamo ad aprire, è molto probabile che appena io comincio a aprire la copertura la legna che non si è bruciata prenda fuoco di nuovo, il fieno prenda fuoco di nuovo perché hanno avvampato di ossigeno. Proviamo a vedere insomma cosa succede, se siamo fortunati o se non siamo fortunati. Mamma mia, è un termo all'otto. Verso qua qui, a di là. Ecco, già stiamo riscontrando i primi problemi, che tutta questa copertura di fango dovrebbe essere secca completa, invece è ancora morbida perché purtroppo la pioggia di questa notte ha fatto quello che doveva fare. E quindi già vediamo un'altra problematica, la paglia che non si è bruciata. Già comincio a vedere della legna che non è bruciata. Speriamo di no, speriamo che qualcosa sia riuscito.
passaggio tecnologico successivo che ha messo il tetto. Sì. Che paglia già la erba. Però questo è illuminato, deve matare come. C'è anche. Come lo imparo. Quante ore che ti impiega a questa parte? A farla? Tre ore. In tre persone. Tre persone? Sono tragica qua. Troppo paglia. Ma la paglia è già rossa. Sì, vabbè, d'accordo, però non è bruciata, vedi che. Sì, appunto, ma già era verde, no, già era bianca, paglia secca. Ma già era verde. Era secca. Ma insomma, non fa verde, niente. E che ha preso l'acqua? Ma già era verde, non era paglia. Sì, anche voi a paglia sai. Vabbè. Mamma mia, te vuoi la maschera antigas? Professore, signore e signori, finalmente ci siamo, ma quindi tra 10 minuti passata. Dai, quasi beo sotto. Può darsi che qua. Allora, poi comincio a trovare carbone di legna, quindi il procedimento è stato più o meno uguale a quello di una carbonaia. Quindi teoricamente qui sotto, in questo punto qui no, ma questo punto qui, forse qualcosa. Quello lì era un pezzo di ramo che non siamo riusciti a chiudere molto bene. Ha una forma canonica questa tira qua. Circolare di solito. Circolare, sferica, semisferica. E la caldaia sotto, anche quella è una calotta. Sì, 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 sempre circolare. Qua. L'ha fatto scavando da fuori o? Scavando da fuori prima, poi da dentro. Con il braccio sotto una mano. Papi, vedi. Adesso rischia che sia la vampata. Che danno ossigeno. Ecco, adesso lo sta parlando. Da come che fuma. Sì. Una bella rossa. Sta diventando verde. Sì, perché il giallo non è . Comincio già a vedere i primi pezzi. Signori, attenzione che può prendere fuoco questa paglia qua, anzi sta per prendere fuoco. Se c'è qualcuno di Sulis, 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 c'è nessuno in campo mio, ovviamente no. Sì, acqua per passare sta paglia. È un estintore per evenienza, grazie. Non avere l'estintore a tempo. C'è anche il succedere. Era previsto. Prendi il baracco, guarda che questa è una delle fede nostre, c'è un estintore che lo teniamo per evenienza. Allora. Ma era previsto! Dai campo! Veloce a campo! Tienilo per evenienza, non spegnere, tienilo per evenienza! Tanto è tutto sicuro! Okay. Lasciamolo che bruci! Tanto lo controlliamo, teniamo. Fa solo che un piacere se si brucia! Questo purtroppo, ecco, questa cosa è successa perché è venuto giù un temporalone ieri sera e quindi la paglia che era sotto non ha preso fuoco, quindi prende fuoco adesso che l'altro. Non è solo la paglia.
paglia. Sembrerebbe solo la paglia. Come fai a fare cosa? I cosi di aria sion? Di qua ancora di più. I cammini di aria sion come si fa? Guarda la piccola paglia, Matteo, guarda in cima. Come fai un canalito che va in, uno che va fuori? Sì, invece qua c'erano due canali. Ma come metti due bastoni e dopo li tira via? No, gli lasci sopra, fai il ponte. Tu hai assa sotto un paio in mezzo e dopo si brucia, ma manchi brucia la roba. Fai il canale, lo puoi fare con la... Sì, ma il canale, come lo fai, tiri via e fai. Ma si va, lo fai in legna. Sì, appunto, che ora si brucia. Ma dopo rimane. Nota che tu l'hai compattata. Sì. Adesso non si vede più il panno. Prima. Ecco già il lavoro, già usare la paglia? Sì, perché così siamo a posto. Quando già lui l'acqua si vede ancora? Sì, assieme a qua, grazie. Tiriamo via qui a che. Sì, che se puoi. Era preferito il posto. Era possibile. Tanto possibile, ma non è